Grazie Presidente, credo che arriviamo al termine di un lavoro e alla conclusione e credo che gli interventi che sono stati fatti, anche a volte le giuste osservazioni, siano state utili anche a chiarire alcuni aspetti importanti. Vorrei ripercorrerli appunto per motivare quello che sarà il nostro voto favorevole naturalmente a questa delibera. Si è parlato di esclusività e è stato chiarito che quel fazzoletto di spiaggia che sarà a servizio dei matrimoni e per cui dei giovani del municipio, ma non solo, anche di chi vorrà venire da fuori, è chiaro che non sarà esclusivo solo per quello. La spiaggia rimarrà una spiaggia libera, attrezzata e sarà esclusivo, così come ci dice poi la circolare, la sentenza del Consiglio di Stato, sarà esclusivo solo negli orari in cui sarà necessario celebrare i matrimoni. Per quello che riguarda il discorso della delibera, io ricordo che la delibera di indirizzo che è stata fatta con l'amministrazione Marino, nasce, con la giunta Marino, nasce da una delibera di indirizzo dell'Aula e anche in questo caso all'interno della delibera si dà mandato alla giunta di procedere e attuare quello che è di sua competenza. Per cui tutto questo discorso legato al perché facciamo una delibera qui in Aula credo che sia stralciato in qualche modo e superato da questo. Dopodiché è chiaro che abbiamo scelto un luogo importante che è quello del lungomare di Roma, ma lo ripeto, l'ho detto anche all'interno delle commissioni competenti, lo abbiamo fatto essenzialmente perché volevamo allinearci con quella che sarà la proposta del piano di utilizzo degli arenili che sta arrivando sia in giunta che in quest'Aula per la discussione. Per cui, essendo il lavoro più complesso, e lo ricordo in questo caso più semplice perché il municipio di Ostia ha già una casa comunale istituita, per cui non c'era la problematica relativa all'istituzione dell'ufficio, ovvero del personale, per cui non c'erano risorse aggiuntive da dover mettere in bilancio. Credo che questa sia una motivazione valida a far capire del perché abbiamo iniziato da qui, ma non solo, anche perché comunque quel territorio ha necessità di un rilancio dopo quello che ha vissuto. Non voglio tornare indietro nel passato e dire apertamente di chi sono le responsabilità, però so che noi dobbiamo lavorare per poterlo rilanciare, sia sul piano turistico, e questo è un esempio di come si fa, ma anche sul piano comunque di quello che riguarda l'incremento dell'economia, perché questo porterà un indotto per tutto il tessuto economico del litorale romano e non solo. Detto questo, io credo che il passaggio sia stato superato, anche quello relativo al fatto che il Comune di Roma è nella piena disponibilità di quelle spiagge e tra l'altro lo dicono non solo le sentenze ma anche il decreto del Presidente della Repubblica per l'istituzione delle case comunali, che basta che comunque il Comune abbia una competenza giuridica e in questo caso essendo quelle spiagge per l'articolo 45 del Codice della Navigazione, 45 bis, nella piena disponibilità del Comune di Roma. Credo che il problema non sussista, tant'è vero che poi la casa comunale viene istituita in un edificio di proprietà del comune comunale, adiacente all'area aperta per celebrare i matrimoni. Detto questo, io credo che sia veramente un passo avanti che quest'Aula fa, ma un passo avanti che comunque farà anche la Giunta, determinando tutti i regolamenti necessari anche relativamente al discorso dei costi, perché abbiamo bocciato alcuni emendamenti? Perché è chiaro che questo già è delineato e regolamentato, non può farlo il municipio, ma è la giunta che comunque determina quelli che sono i costi relativi al fatto di potersi sposare su una spiaggia, che rimangono gli stessi per i romani, gli stessi che sono quelli che comunque vengono richiesti all'interno delle sale che abbiamo a disposizione, per cui offriamo un servizio sicuramente diverso, questo possiamo dirlo, ma anche di grandissimo interesse agli stessi prezzi che fino adesso abbiamo comunque messo a disposizione. Detto questo io concludo, siamo favorevoli perché riteniamo opportuno accontentare, andare incontro alle richieste che i cittadini hanno fatto in questi anni. Lo ripeto, io sono stato consigliere municipale e ho percepito ogni volta la volontà da parte di giovani e anche meno giovani in questo caso perché sapete che non sono sempre i giovani a sposarsi ma anche altre persone, la volontà di voler celebrare un matrimonio magari al tramonto, in spiaggia e per cui mettere veramente, dico a reddito quelle spiagge e non parlo di privati, parlo di spiagge del Comune di Roma, così come dovrebbe fare un'amministrazione sana. Grazie.